Con l'integrità non hai bisogno di temere, fin tanto non hai nulla da nascondere. Con l'integrità fai le cose giuste, pertanto non hai nessuna colpa. La citazione di questa settimana ci arriva da Zig Ziglar. Benvenuti su Sopravvivere alla Matrice, signore e signori, mi chiamo Max Higa. È un piacere essere ancora con voi e sarò il vostro ospite per la prossima ora. Sapete, pensare a cose come l'integrità, se si inizia ad analizzare la perdita di integrità, è una cosa dove la società si batte per istigarla in tutti, in ogni singolo cittadino che esiste nella nostra nazione. Ed è questa perdita di integrità che in larga misura conduce a questa difficile situazione. Forse è una cosa strana per le persone da rilevare e molti ne avranno sicuramente sentito parlare. Ma un momento, Max, ho la mia integrità, sono una brava persona. Sì, certo, puoi avere una buona armonia, ma per quanto riguarda il sistema stesso non ha integrità. E come ho detto precedentemente, quando c'è uno psicopatico che è al controllo del sistema di un'azienda o di una società, o un sistema governativo o una nazione o altro, allora la moralità dello psicopatico diventa la moralità di coloro che operano con i parametri del sistema che hanno costruito. Pertanto, se anche siamo persone con l'integrità che hanno sempre desiderato operare in modo da mostrare questa integrità, quando siamo forzati ad operare con i parametri del sistema, semplicemente non possiamo farlo perché il sistema non funziona in questo modo. Sapete, il sistema ci forza per uscire dalla nostra integrità affinché svolgiamo le azioni per gli affari e se vogliamo mantenere la nostra integrità nel sistema, del nostro lavoro nel sistema, il sistema semplicemente non può funzionare. Ovviamente, quello che impedisce alle persone di fare questo spesso è la paura di perdere il proprio lavoro, se escono dalla linea che ha stabilito la loro compagnia. E ancora, questo è perché l'azienda, di norma, si basa su parametri psicopatici. Per cui, quando iniziate ad operare con ogni tipo di integrità all'interno di questo sistema e non riuscite ad adattarvi al sistema, vi rimpiazzano e mettono qualcun altro che fa meglio quello che vuole il sistema. Il punto è che se noi vogliamo mantenere l'integrità in tutto quello che facciamo nella nostra vita, vediamo che in realtà non dobbiamo sostenere per niente il sistema, perché supportando il sistema siamo forzati ogni giorno in quasi tutte le azioni che facciamo. Questo è al di fuori della morale del nostro indicatore e in sostanza mette da parte la nostra integrità. La dobbiamo lasciare al mattino quando usciamo dalla porta di casa, quando parte l'orologio, e ce la riprendiamo quando richiudiamo il nostro armadietto e riprendiamo l'autobus per casa la sera. E questo non è veramente la modalità di come vorremmo fare le cose. Se lavorassimo all'interno con i nostri parametri di integrità, sempre se applicassimo questi parametri in tutte le azioni che facciamo tutti i giorni nell'ambito del lavoro, guariremmo veramente molto rapidamente. Nuovamente, quello che impedisce alle persone di fare questo generalmente è la paura, e quando in realtà rimangono sempre semplicemente nell'ambito della loro morale, fanno le giuste domande, ecco che non hanno nessuna colpa, non hanno bisogno di addossarsi alcuna colpa per le loro azioni, pertanto non dovrebbero avere nulla di cui temere, perché in realtà non si tratta di mantenere la tua posizione in qualsiasi azienda tu stia lavorando. L'obiettivo è veramente quello di esporre queste aziende per quello che sono, perché non sono esattamente quelle di cui abbiamo bisogno una volta che avete capito come funzionano in realtà o cos'è veramente la specie umana e di che cosa siamo veramente capaci di fare. Sapete, questo intero sistema sociale, l'intero sistema economico, le nostre fabbriche, tutto ciò che facciamo, tutto ciò che riguarda la società dell'Ovest è completamente sbagliata e non c'è molto di buono che possiamo fare, per niente, veramente, se osservate. Se guardiamo le antiche civiltà, se guardiamo come hanno fatto funzionare il mondo nel passato, se guardiamo ad alcune realizzazioni di qualche civiltà del passato che abbiamo qui o del passato delle civiltà che abbiamo sempre qui, quello che c'è adesso sono queste mostruosità buttate tutte insieme. Sotto tutto questo c'è il sistema di schiavitù dell'uomo. E dobbiamo riconoscere veramente cosa è questo e tornare indietro dentro al nostro cerchio morale e iniziare sempre ad operare con l'integrità, senza avere colpa di quello che facciamo. Dovete fare domande alle autorità, gente, fare domande su quello che facciamo, domandare la direzione di dove sta andando il sistema, fermandoci di dirigerci dentro a tutti questi teatri di conflitti e tutti questi ciarpami dove il nostro governo ci sta dirigendo. Perché tutti questi teatri, come ho detto molte volte, è una grande famiglia criminale che lavora unita per metterci nello stato in cui siamo e ci stanno conducendo ancora sempre più prigionieri in questa griglia di controllo. È importante avere a che fare ed è ancora più importante che non permettiamo di farci condurre dentro a questi teatri di conflitto anche attraverso i media indipendenti,
perché è quello che fanno tutti questi troll che ci incanalano dentro a questi teatri di conflitti con i video che postate e nelle discussioni che fate. Pertanto non c'è nulla veramente da discutere, sono solo accuse che portano a polemiche, conducono a diffidenze. Si tratta sempre di dividere e conquistare ed è sempre una distrazione dal vero problema a portata di mano. Il fatto è che il mondo è governato da criminali che assediano il loro sistema criminale tutto intorno a noi proprio adesso. Ecco perché abbiamo seriamente bisogno di smettere di bisticciare l'un con l'altro e porre attenzione a questa difficile situazione dove ci troviamo in questo momento. Dobbiamo tornare alla nostra integrità, gente, e affrontare questa situazione. E questo è veramente quello che serve alla gente da fare, per mettersi d'accordo. E le persone non dovrebbero temere di parlare, fare domande sulle giuste questioni. Dovrebbero essere più interessate alle direzioni dove i nostri politici ci stanno portando e renderci conto che non abbiamo nulla a che fare con questo. E per tutti coloro che hanno girato il mondo, come ho fatto io, sono sicuro che avete visto e che ognuno ha visto che non c'è mai nessuno in tutti i paesi che vuole andare in guerra, nessuno in nessuna nazione che vuole invadervi o vuole uccidervi. Tutti questi conflitti sono inventati dai governi e tutti noi dobbiamo cavarcela mentre loro lo fanno per delle ragioni. E tutte queste cose sono state ben svelate adesso, e se iniziamo a unirci in qualche modo, smettendo di distruggerci uno con l'altro, come ho detto nel programma la scorsa settimana. E quando dico unirci insieme, non sto dicendo di creare qualche movimento. Non abbiamo bisogno di movimenti e di nessun leader per questo, abbiamo bisogno di unità focalizzata. Questo è quello che abbiamo bisogno veramente, questo è il grande problema dell'intera resistenza, è che non è focalizzato. Ognuno fa pezzi l'un l'altro perché hanno delle opinioni differenti fra loro ed investigano in differenti modi, ma dovremmo mettere da parte tutte queste cose perché siamo in un chiaro stato di pericolo in questo momento. Quindi con tutte queste differenze da parte ci troveremo di fronte allo stesso destino. Voglio dire, anche le persone che lavorano per tutte queste industrie corrotte, come ho detto, molte persone che sono nei livelli più bassi del governo e a livello più basso a Hollywood o nei media e in tutti i tipi di lavoro, veramente non so dove vivono. Molte delle celebrità, di presentatori della TV, degli ospiti di varietà, dello spettacolo, televisivi, voglio dire, sono abbastanza sicuro che molti di loro sanno cosa sta succedendo. Ma molti di questi tizi non amici non sanno in che acque stanno navigando e molte di queste persone sembrano svegli sul fatto che c'è qualcosa di terribilmente sbagliato. Pertanto abbiamo un'enorme opportunità qui, signore e signori, se mettiamo a fuoco un pochino. Intendo dire che le cose, quando queste persone si svegliano e iniziano a mostrarsi in pubblico, hanno bisogno di supporto da parte dei media indipendenti. Ma nuovamente un altro problema è che se anche molti di loro si svegliano, molti altri credono che c'è qualche possibilità di rimedio politico da scovare. E anche molti dei media indipendenti credono che ci sia qualche possibilità di rimedio politico. Ma il problema è che non c'è e non avremo mai alcun rimedio da parte del governo, perché il governo non è strutturato per prevederlo. Non è questo il proposito del governo. Il fatto è che non abbiamo bisogno per niente del governo, e ne ho accennato nel programma della scorsa settimana. Se si comincia a indagare a fondo e siete preparati a pensare fuori dagli schemi e iniziate seriamente a guardare le cose collegando i puntini, vi renderete conto che il governo in realtà non è mai stato qui, non c'è da molto tempo. E non abbiamo veramente bisogno di queste cose, gente. Non c'è alcun rimedio da trovare nel governo, non ci sarà mai. Infatti tutti i problemi che affrontiamo, tutti quanti, arrivano da parte del governo. E il fatto che lo fanno dovrebbe essere una piccola indicazione per tutti quanti che questo è il proposito del governo: creare problemi, limitare il potenziale degli esseri umani e creare queste situazioni nel mondo dove ci troviamo, altrimenti il mondo non sarebbe in questa situazione. E questo è il motivo per cui non si potrà mai e poi mai trovare un rimedio nel governo. Ma ancora le persone entrano in questo sistema, brave persone, che desiderano fare i cambiamenti perché credono che possa funzionare. Ecco perché entrano in questo sistema. Pertanto stiamo attenti alle strane basse azioni che vengono messe in atto, perché il sistema oggi è forzato ad operare così. E inoltre tenete a mente che loro probabilmente sono completamente inconsapevoli che sono forzati ad operare con i parametri psicopatici una volta che sono entrati dentro a questo sistema. E inoltre, quando si opera sotto questi parametri, spesso decidono a causa dei parametri economici o dei parametri burocratici. Non sono in grado di tornare indietro per vedere il quadro completo, ma semplicemente si chiedono: ma perché c'è questa situazione? Queste sono le cose che vediamo. Il problema è che anche le persone che vogliono fare i cambiamenti, le brave persone che entrano dentro il sistema, persone che lavorano come politici o altro, molto spesso vogliono fare la differenza, ma sono forzati ad operare nei parametri completamente corrotti che non hanno integrità, forzati così ad operare fuori dai loro schemi morali.
Spesso queste situazioni non sono pagate profumatamente, devono essere preparati a gettare via la loro morale e seguire quello che gli dicono perché desiderano lo stipendio per cui sono dentro. E se qualcuno non accetta lo stipendio e vuole mantenere la sua morale, bene, sarà semplicemente schiacciato e sarà messo su qualche poltrona nascosta dove non sarà in grado di fare alcuna cosa. E se qualcuno affronta veramente il sistema e che tiene all'intero concetto, ecco che verrà portato in qualche bella festa da qualche parte e sarà compromesso in qualche losca operazione e alla fine si troverà con le mani sporche. Così sarà promosso in qualche posizione più importante come hanno sempre fatto. Questo è come funziona, gente. Chiunque lavora dentro il sistema è corrotto, ma coloro che sono nella posizione dell'autorità sono tutti compromessi prima di avere quella posizione o subito dopo che hanno guadagnato quella posizione, altrimenti non avrebbero avuto quella posizione. Ma non tutte le persone dentro il sistema sono compromesse, tutte loro pensano semplicemente che il sistema è reale. Questo è il problema e quello che abbiamo bisogno di fare è cercare di trovare il modo di raggiungere queste persone per aiutarle a comprendere le acque in cui si trovano. Ecco come funziona la gente ed ecco perché non avremo alcun rimedio dal governo o dal sistema legale o attraverso le azioni legali che vorremmo mettere in atto contro chiunque all'interno del sistema. La sola cosa che possiamo veramente sperare per ottenere qualcosa è dimostrare alle persone attorno a noi di come è corrotto il sistema e quanto piccolo è il rimedio che il popolo può fare, perché il sistema non è là per provvedere al rimedio per il popolo, è là per legarlo col nastro il popolo e per provvedere al meccanismo di fuga per i politici che hanno commesso i crimini. E la cosa migliore che possiamo fare per le azioni legali che intraprenderemo è semplicemente dimostrare questo alle persone attorno a noi, perché tutto ciò li può aiutare a vedere la finzione, perché viviamo in una finzione e questa finzione permette di controllare e di decidere le nostre vite. L'illusione della libertà continuerà fino a quando sarà proficuo continuare l'illusione. Quando l'illusione diventerà troppo onerosa da mantenere, abbatteranno il paesaggio, sposteranno tavoli, sedie, poi tireranno via il tendone e alla fine vedremo il muro di mattoni sul fondo del teatro. Frank Zappa. Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. George Orwell. Quando il tiranno si è sbarazzato di nemici stranieri, con la conquista o i trattati, e non c'è stato più nulla da temere da loro, ecco che allora inizierà a cercare sempre di scatenare una o l'altra guerra in modo che il popolo avrà bisogno di eleggere un leader. Platone. Preferirei avere domande a cui non si può rispondere che risposte che non possono essere messe in discussione. Richard Feynman. Ho vissuto al limite della pazzia. Volevo conoscere le ragioni, bussare alla porta. Poi si è aperta. Ho bussato da dentro. Rumi.